Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monosport07. Siamo qui con la top 5 piloti del MotoGP del 2020. Quest'anno ho seguito MotoGP rispetto agli altri anni, che la MotoGP la seguivo un po' a fasi alterne, invece quest'anno l'ho seguita con enorme costanza a partire dalla seconda gara, praticamente da quando non c'è Marquez. Ragazzi, mi sono innamorato dello stile di guida di Fabio Quartararo, che, se volete sapere, sulla carta credo sia il più forte di tutti, ma andiamo ad analizzare il migliore in confronto alle loro capacità. Per questo al quinto posto ci metto Alex Rins, che di certo non aveva la moto per vincere il mondiale. Ok, la Suzuki ha fatto un gran lavoro, ha fatto un grande passo avanti, ma è stata anche la moto che ha messo più costanza di tutti nei suoi due piloti, oltre che nei suoi due piloti anche nella moto. Alex Rins arriva alla fine terzo in un mondiale dove secondo me poteva arrivare primo, perché nelle prime 7-8 gare Mir è stato costantemente avanti a lui, poi è emerso lui. Lo dimostra il fatto che in 4 delle ultime 5 gare Rins è arrivato davanti al collega che ha poi vinto il mondiale. Quarto invece Andrea Dovizioso, ragazzi. Dovizioso che c'è proprio attaccato al numero 4, voglio dire, ragazzi, quarto è arrivato nel mondiale, quarto l'ho messo in questa top 5 più che top 10. E 4 è anche il suo numero sulla moto, quindi molto affezionato al numero 4 Dovizioso. Arriva quarto insieme a Pol Espargaró, ci arriva davanti lui per, si può per dire, differenza reti. In realtà non lo so perché ci è arrivato davanti. Sarà dire che nonostante ha tenuto una moto che quest'anno faceva veramente cagare, cioè andava forte solo magari nei circuiti dove c'erano più rettilinei, perché la Ducati, per quel che ho capito, praticamente era moto da rettilineo. Dovizioso ha ottenuto il massimo disponibile dalla sua moto in ogni gara, seppur alla fine, se andiamo a fare il conteggio, ottiene solamente 2 podi, però praticamente solamente un ritiro. Ha ottenuto comunque una certa costanza, ha rischiato addirittura di vincere il mondiale con questa moto, però comunque gli vanno fatti i complimenti perché chiude in modo dignitoso un'ottima carriera fino ad ora, anche se non so se la chiuderà definitivamente, perché qualcuno vocifera che potrebbe andare in onda il prossimo anno se non recupera il pluricampione del mondo Marc Marquez. Terza posizione per Pol Espargaró, l'anno prossimo sarà sulla Honda, non lo so se gli sia convenuto perché poteva pure rimanere in KTM, lo dimostrano gli ultimi risultati. Vi leggo i risultati di Pol Espargaró nelle ultime 6 gare: terzo, dodicesimo, quarto, terzo, terzo, quarto, praticamente una media da mondiale di quest'anno, anche perché se andiamo a vedere le gare precedenti, poi Pol Espargaró ha fatto terzo, decimo, terzo con pole e giro veloce, questo terzo posto. Troppi ritiri forse, cioè comunque alla fine sono 3 che sono gli stessi di Mir, però ha avuto poca costanza all'inizio perché ha fatto sesto, settimo, decimo, dodicesimo. Per il resto secondo me poteva tranquillamente addirittura battagliare per il mondiale Pol Espargaró. Alla fine arriva a 36 punti dalla vetta, arriva a 20 punti dal secondo posto, non sembrerebbe perché ha ottenuto tantissimi podi, è il secondo pilota con più podi quest'anno, non per niente si chiama pole, quindi ottiene pole e podi, scusate il gioco di parole. Però insomma ragazzi, c'è da dire che Pol Espargaró per guidare una KTM ha fatto veramente un ottimo mondiale, è stato il più costante dei tre, ovvero tra lui, Binder e Oliveira, ha fatto veramente un super super mondiale e secondo me si merita questa terza posizione. Alla fine tra i primi ci finiscono i più costanti. Seconda posizione in questa top 5, olè, Franco Morbidelli. Stesso discorso di Pol Espargaró, gli è mancata la costanza all'inizio, perché se andiamo a vedere la seconda parte di stagione Morbidelli è stato costantemente il migliore tra le Yamaha, mischiando ovviamente Yamaha Petronas e Yamaha M1, non che ci volesse chissà che cosa per essere migliore di Vignales e Rossi, ma soprattutto di Quartararo nella seconda parte di stagione, che ha fatto veramente cagare. Lui aveva la stessa moto di Quartararo eppure ci è finito davanti e non abbiamo neanche la scusa di dire che la moto è nata intorno a lui, anzi se la moto doveva nascere intorno a qualcuno doveva nascere proprio intorno al collega francese e non a lui, e questo mi sorprende. Franco Morbidelli, che ha avuto un inizio di stagione difficile, se fosse magari esploso qualche gara prima, perché lui è esploso solamente nella seconda parte di stagione. Alla fine lui fa 2 pole position, 3 sono le vittorie, 5 sono i podi, quindi veramente ottimi numeri per il pilota italiano che vorrebbe, cioè ha provato perlomeno a riportare l'Italia in alto nella MotoGP. Ormai l'ultimo mondiale è di Valentino Rossi, ormai ha più di 12 anni fa. Quindi insomma ragazzi, capite che è veramente veramente strano vedere l'Italia fuori costantemente dalla lotta per il mondiale. Morbidelli ha provato a farlo vincere ma non ci è riuscito, Mir è stato più costante di lui e gli va riconosciuta la vetta anche in questa top 5. Comunque grande grande Franco Morbidelli, riprovaci l'anno prossimo perché hai tutti i numeri per farlo, come direbbe il grande Gianfranco Mazzoni. In prima posizione quindi ragazzi, ve lo sarete sicuramente già intuito, davanti a Franco Morbidelli per una nullità, perché Franco Morbidelli ha comunque fatto un grandissimo mondiale, ci va Joan Mir. Ragazzi, Joan Mir capace di vincere il mondiale a 23-24 anni, quelli che ha, con una Suzuki. Cioè ragazzi, lui non ha vinto, lui vedevo Mir vincere il mondiale di Moto3 2 stagioni fa o 3 stagioni fa,
e adesso lui è arrivato già nell'Olimpo dei grandi, ha vinto il mondiale della MotoGP. Certo, forse un attimino va sminuito perché non c'era Marc Marquez, e la verità la sappiamo tutti, che se c'era Marc Marquez quest'anno, anche con tutti i problemi dell'aerodinamica che aveva la Honda, questo mondiale Mir non lo vinceva, perché era un mondiale che bisognava combattere sulla costanza, ragazzi. Più che altro Mir ha vinto un mondiale che andava combattuto sul passo gara, sulla costanza di prestazione, perché se andavamo ad analizzare solo la bravura con la moto in generale, allora credo che ci saremmo dovuti inchinare a un certo Fabio Quartararo, che addirittura ho escluso per questa top 5, seppur sia il mio pilota preferito. Però ragazzi, Joan Mir è stato sicuramente il più costante di tutti, magari anche a tanti se sembrava anche molle, perché ragazzi, vedete, l'ultima gara se l'è giocata sulla sicurezza, cosa che sinceramente avrei fatto anch'io al suo posto. È che te ne privi, puoi vincere un mondiale, allora te la giochi sulla sicurezza con la paura che c'hai magari di perderlo, che Morbidelli te lo può andare a fottere, allora giustamente te la vai a giocare sulla calma, sulla prudenza, ragazzi. Joan Mir ha fatto questo, si è portato a casa il mondiale comunque da pilota molto molto giovane. Non vedo l'ora di vederlo in uno contro uno con Marc Marquez, perché lui rispetto a Marquez è più costante nei risultati, però è meno forte. Marquez era semplicemente troppo più forte di tutti, e semplicemente Marquez ha anche una moto che magari a volte viene poco sottolineato, ma Marquez è una moto che è nata intorno alle sue caratteristiche, ragazzi, è nata intorno al rischio. Quella Honda è nata per portarsi al limite il stile di guida di Marquez. Mir ha tutt'altro un altro stile di guida, e vedremo con l'andare del tempo quanto può fare questo giovane ragazzo, anche se davanti a lui, ripeto, ci vedo altri giovani come Quartararo. Sto fermandomi un attimo sui numeri, ragazzi, perché lo sapete che io devo per forza dare qualche numero, perché sennò non sono contento. Mir è il primo pilota nella storia, credo, che va a vincere il mondiale con zero pole position e solamente una vittoria, ben 7, però sono i podi. Tantissimi piazzamenti in top 5, praticamente in ogni gara è finito fuori dalla top 5, solamente a Valencia quando ha vinto il mondiale 7° e in Francia 11°, e questo le ha consentito di vincere il mondiale. E va bene, detto questo ragazzi, il video termina qui, spero che il video vi sia piaciuto. Se ti è piaciuto ti invito a lasciare mi piace, caso contrario un dislike, commenta se sei d'accordo o disaccordo con me, se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale, in descrizione il link per seguirmi su Instagram. Da Monisport07 ragazzi è tutto, e noi ci vediamo nei prossimi giorni, anche a Natale, con dei prossimi video. Bella ragazzi!